Nell'impero del Sol Levante, in piena febbre di modernità, ma pur sempre religioso e tradizionalista, anche le manifestazioni sportive hanno inizio con riti propiziatori. Come in questa esibizione di lotta giapponese, svoltasi fra taurini contendenti nella vastissima arena gremita di spettatori del Palazzo della Ginnastica di Tokyo. La classica lotta giapponese non è soltanto una pratica sportiva, ma risponde a tradizioni religiose profondamente sentite nel grande impero del Sol Levante. Così il torneo di primavera dell'Associazione dei Lottatori Professionisti, che aduna in presenza di una folla strabocchevole di appassionati i più famosi campioni, si inizia con un rito propiziatorio secondo regole tramandate di generazione in generazione. Riservata alle grandi competizioni di sumo, la tipica tradizionale lotta che nell'impero del Sol Levante sostituisce la lotta greco-romana. Gli arbitri sono spesso bimbi dai 7 ai 10 anni, forse perché il giudizio di un innocente deve sembrare a questo religiosissimo popolo ispirato direttamente dalle anime dei veneratissimi antenati. Hanno inizio alle 6 del mattino in grandi anfiteatri che nonostante l'ora mattutina sono sempre affollatissimi e si aprono con la tradizionale cerimonia propiziatoria. Qualche colpo d'obiettivo allo stadio Kokujikan durante la prima giornata delle gare di sumo, la classica lotta giapponese. A sinistra dello spettatore il grande campione Futabajama, battuto dal lottatore Kashimanada. Ecco in gara Terufumi, giovane campione, e Taki Yuzan.
gigante ha facilmente ragione del valoroso Terukumi. Finale fra Nina Nokawa e Kanenimato. Quest'ultimo alla peggio.